Benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho scoperto un'alternativa per utilizzare il lievito di birra scaduto. Ogni volta che mi scade qualcosa cerco delle alternative per non buttare. Logicamente, come immaginerete, non è un'alternativa da mangiare, ma è un'alternativa che può aiutare le nostre piante, il nostro orto. Sapete che io ho un orto, ho un giardino bello grande, coltivo tutto da sola e quindi ovviamente per me è una cosa vantaggiosa, soprattutto se per esempio può aiutarmi con le rose o con altre tipologie di pianta. Mi rendo conto che chi non ha un giardino probabilmente non saprà che farsene di questa alternativa, però io dico quella che ho scoperto e che utilizzo io da quando appunto ho scoperto questa cosa perché avevo il lievito scaduto. Ovviamente, ripeto, la mia soluzione non è una soluzione per utilizzarlo in cucina, perché penso che non sia normale utilizzare una cosa scaduta da mangiare, per questo consiglio di utilizzarlo come fertilizzante per le rose, per esempio. Ora vi spiego che cosa faccio io e ho notato che tantissime persone lo utilizzano come fertilizzante, quindi ho detto se funziona mi sta soddisfacendo come cosa, quindi ve lo comunico. Quello che faccio è quello di andare a sciogliere mezzo panetto in acqua, circa 1 litro di acqua calda, e di andarlo a utilizzare come acqua poi per andare ad innaffiare le mie piante. In questo modo, mettendo dentro anche il lievito di birra che ha delle proprietà fenomenali e ha tanti nutrienti che possono aiutare la pianta, vado a dare del nutrimento alla pianta, un po' come quando si comprano quelli tipo, come si chiamano, quelle boccette da inserire. Si può fare con il lievito di birra ovviamente scaduto, cioè non andrei mai a prendere il lievito di birra sano, non so come spiegare, però quello scaduto che dovrei già buttare lo utilizzo così. Lo utilizzo principalmente per quanto riguarda rose, ma non solo, in realtà ho notato che si comporta bene quasi con tutte le piante. L'unica cosa, state attente con le piante dell'orto perché sapete che alcune piante sono più soggette a funghi e quindi è importante stare attenti. Se non ve ne intendete, vi consiglio di indirizzarvi più su fiori. So che alcuni dicono di utilizzarlo anche per la pelle, però in questo caso ho deciso di non optare per questa opzione perché essendo scaduto e non posso neanche sapere da quanto tempo principalmente è scaduto il lievito di birra a me o a chi mi ascolta, lo sconsiglio per l'uso della pelle. Ho provato a utilizzarlo quello normale, quello sano, quello non scaduto, non so come dire, e mi era piaciuto, però quello scaduto sulla pelle no. Ecco, quindi l'ho utilizzato sulle piante. Questo è tutto. Un bacione, ciao!